Non è soltanto lo scontro, ma anche gli eventi che si sono succeduti che ci costringono a ripensare il servizio sanitario. Servizio sanitario si chiama nazionale. La parola nazione vuol dire l'insieme di tutti gli italiani e comprende la Repubblica, comprende i comuni, le città metropolitane, le province, le regioni e lo Stato italiano. Questo è scritto in un articolo della Costituzione. Quindi bisognerà riconoscere che vi è stato un errore iniziale, quello di non aver applicato un altro articolo della Costituzione che dice che la profilassi internazionale è compito esclusivo dello Stato, e quindi riconoscere che bisogna prendere queste decisioni in maniera unitaria su tutto il territorio nazionale. Unitaria non vuol dire però uniforme, perché la decisione unitaria presa al centro può comportare poi che vi siano delle differenziazioni regionali, ma non decise dalla regione, sempre decise dal Ma rispetto Ministero alle della Salute. chiusure, che sono state o non sono state fatte alle zone rosse, quindi alla cosa che anche, diciamo, alle restrizioni delle libertà, lì c'è stato un grande palleggio della responsabilità, perché la zona rossa, non so, la parte di Nembro e Alzano la doveva decidere la Regione Lombardia, no? Però Codogno l'ha decisa il governo, però ci sono le delibere. In questo tema specifico, secondo lei, chi ha ragione? C'è stata una grande confusione e l'errore, ripeto, è stato quello iniziale, cioè ritenere che questo intervento fosse un intervento normale in materia di sanità, mentre questo è un intervento che riguarda un'epidemia che è diventata una pandemia e le profilassi internazionali in casi di questo tipo sono indicate espressamente nella lettera Q del comma secondo dell'articolo 117 della Costituzione, scusi la pignoleria, come materie che sono di competenza esclusiva dello Stato, il quale Stato naturalmente può Esatto, applicarle in maniera esatto. differenziata sul territorio. Grazie per la pignoleria.